tra le nazionali, tant'è vero che nessuna norma del trattato di Maastricht dice di chi è la proprietà dell'euro, e se ne guarda bene dal dirlo. Perché? Perché il ladro che deve rubare deve tacere, non è che dice guarda io rubo, no, c'è meglio le mette le mani sopra, siccome tutti hanno rubato le banche centrali da 3 secoli a questa parte, è diventato un diritto consolidato nella consuetudine il diritto di rubare da parte delle banche centrali. E naturalmente di fronte a questa situazione noi ci siamo ribellati, perché abbiamo detto per le banche centrali i popoli hanno avuto gli occhi chiusi, non si sono accorti di essere stati truffati, perché all'atto dell'emissione la banca centrale, prestando il dovuto, cioè addebitando quello che dovrebbe accreditare, e va accreditato perché crea il valore della moneta non chi la stampa ma chi l'accetta, come dimostra l'esempio dell'isola deserta che io ho tante volte detto in queste trasmissioni, allora noi dobbiamo capire che siccome non ci siamo accorti di questa truffa, si è consolidata nella prassi il diritto di rubare moneta da parte delle banche centrali. Per questo motivo io l'8 marzo del 1993 ho denunciato davanti alla Procura della Repubblica di Teramo, e poi la pratica è stata trasferita a Roma, alla Procura della Repubblica di Roma, il governatore pro tempore della Banca d'Italia, che era l'attuale Presidente della Repubblica Ciampi.